Maastricht, 2 mesi dopo il vertice europeo, in 9 lingue ufficiali dei 12 paesi, in 189 pagine il trattato sull'Unione Europea, più 2 dozzine di protocolli e di dichiarazioni, sono stati messi in bella copia da giuristi linguisti chiamati a ripulire il linguaggio da diritto internazionale, quello che nei mesi e nei 2 giorni conclusivi era stato compromesso politico. De Michelis e Carli, gli stessi 2 ministri che a Roma aprirono e poi hanno condotto la lunga trattativa, hanno firmato per l'Italia. La Gran Bretagna, oltre al trattato, ha firmato il diritto isolato a restar fuori dall'unica moneta. Diritto del quale, scommessa aperta, non si servirà al momento venuto 1997 o massimo 99, quando della Thatcher non si avrà che il ricordo. Nei discorsi alla cerimonia della firma dei premier olandese Lubbers e portoghese Cavaco Silva, dei presidenti del Parlamento europeo Klepsch e della Commissione Jacques Delors, sulla retorica prevale la consapevolezza sobria che perché sia realtà l'Europa politica, intanto quella monetaria e economica, la strada è ancora lunga per ciascuno e per tutti. Per qualcuno più lunga ancora e più difficile. Per l'Italia i 6 mesi più importanti saranno i secondi 6 mesi di quest'anno, quando nuovo Parlamento e nuovo governo dovranno capire che l'agenda del loro lavoro sarà praticamente totalmente esaurita dall'agenda europea. Non vi è motivo di credere che l'Italia non riesca a comportarsi così come si comportò nel corso degli anni 50, nel corso degli anni 60, quando nonostante le profezie di molti riuscì a progredire.